Bentrovati in Infermieri di Pordenone. Oggi facciamo un video, tra virgolette, di risposta alle vostre domande e alle vostre preoccupazioni che avete espresso in seguito ai nostri primi video. Allora, la prima domanda è: quant'è la tassa al Collegio Ipasio di Pordenone? La risposta è attualmente 60 euro. Nella prossima assemblea degli iscritti di venerdì 24 gennaio sarà proposto un aumento della tassa. Abbiamo poi ricevuto le congratulazioni, dove ci ringraziano per l'iniziativa e sottolineano che pensano sia molto utile discutere di questa cosa prima dell'assemblea, in modo da sensibilizzare gli iscritti. Ci sono poi messaggi di protesta per questo aumento che concludono: mi fa piacere seguirvi, continuate così. Abbiamo persone di altri collegi che ci seguono e che si dimostrano preoccupate per questo aumento di quota con l'intenzione di qualche iscritto a cancellarsi poiché senza lavoro. C'è chi ringrazia Laura e noi ci aggreghiamo questo ringraziamento per i suoi pareri tecnici. E abbiamo avuto la conferma di altri colleghi che purtroppo vogliono cancellarsi se la tassa sarà aumentata. Infine abbiamo ancora persone di altri collegi che ci seguono e che ci ringraziano per l'iniziativa e leggo testualmente: ritengo sia alquanto scontato che abbia tutto il mio supporto. Alzerò l'attenzione sul collegio al quale sono iscritto. Beh, la partecipazione è sempre una cosa positiva. Poi arriva la proposta di Alessandro. Alessandro dice: dovremmo fare il contrario, una scala percentuale per il calcolo della tassa su base ISEE. Ci vuole un po' di onestà e bisogna mettersi nei panni delle persone. Allora, sull'onestà e bisogna mettersi nei panni delle persone, hai tutto il nostro accordo. La proposta è interessante perché si propone come equa. Tuttavia, temiamo che chiedere agli iscritti di portare il modulo ISEE al Collegio Ipasvi porterebbe un aumento dei carichi di lavoro della segretaria amministrativa e delle consulenze amministrative del collegio stesso, quindi con il rischio di un aumento per tutti della tassa alla fine della fiera. Una collega ritiene siano collegate l'aumento della quota con l'acquisto della sede e fa una serie di altre considerazioni. Bene, mi sento di sentire, ovvero la allora tesoriera Laura Raffin prospettò l'anno scorso un bilancio triennale, di bilancio triennale, dove dimostrava che pur essendoci il mutuo acceso non vi era un aumento di quota di iscritti per quanto riguardava l'acquisto della sede. Quindi dobbiamo ritenere che l'aumento di quota sia legato ad altre ragioni. Poi un messaggio interessante, ci chiedono cosa ne parliamo a fare se il collegio ha già deciso. Allora, il collegio non ha già deciso, ha deciso il consiglio direttivo. Il collegio è anche l'assemblea degli iscritti, alla quale si può partecipare per dire la propria. Altri colleghi ci ringraziano per l'informazione che abbiamo fatto e tutti quanti hanno via via consigliato una partecipazione attiva dei colleghi. E infine, vi leggo un messaggio di speranza che mi fa piacere chiudere con questo. Una collega dice: buongiorno a tutti, mi spiace leggere di persone che vogliono cancellarsi. La cosa che mi viene da dire, ragazzi, tenete duro, il lavoro arriva. Augurandoci che il lavoro arrivi per tutti, vi salutiamo e vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video.